Benvenuti a Fiori e Piante della Montagna Bellunese. Buongiorno Ettore. Ciao Giorgia, che alta che sei diventata. Scherzo. Siamo in collina. Dunque, il fiore di oggi è la orchidea tridentata, sì. Giusto? Perché però si chiama così? Si chiama così e è abbastanza anche visibile nelle immagini perché il labello dell'orchidacea presenta tre praticamente scanalature. E quindi tridentata. L'orchis tridentata, che oggi andiamo a conoscere da noi nel bellunese, è piuttosto diffusa. La si può incontrare nei prati asciutti, soprattutto della fascia submontana e collinare, dove fiorisce da metà marzo a giugno inoltrato. Il nome della specie tridentata è dato dalla forma dell'elmo tricuspidiato, formato dai tepali esterni e rappresenta il suo principale carattere distintivo. Per quanto riguarda il termine di orchis, dato al genere, abbiamo già più volte spiegato in altri incontri il motivo. Aggiungiamo solo che, secondo il botanico Del Forge, la nostra orchidacea è la figura centrale di un gruppo di poche specie probabilmente derivanti da un comune antenato. Dunque Ettore, ho notato una cosa nelle immagini che hai registrato, cioè che i prati sono ancora spogli di fiori, mentre questa orchidea è assolutamente in fiore. È vero, è vero. E posso dirti questo, che è una delle prime, se non la prima, orchidacea a fiorire nei nostri prati montani. Si tratta di una pianta piuttosto piccola, che non supera i 30 cm d'altezza e presenta lo scapo inguainato da due o tre foglie molto strette di forma lanceolata e con l'apice appuntito. Anche le foglie inferiori appaiono lanceolate, ma più ovate. L'infiorescenza è decisamente densa e di forma da emisferica ovata. I fiori presentano i sepali rosei con delle evidenti venature. Questi appaiono lanceolati in un casco allungato a tre punte ed è questo caratteristico della specie. Il labello è lungo quanto i tepali esterni ed ha una colorazione da bianco rosata a violacea chiara con delle piccole macchie di colore più carico rispetto al fondo. Questi è pure trilobato, con il lobo mediano a sua volta più o meno nettamente diviso in tre lobi e munito di un piccolo dentino centrale. Gli studiosi di questo genere di forme vegetali hanno riscontrato che l'orchis tridentata è molto simile all'orchis commutata, che però risulta di dimensioni maggiori e anche all'analisi del DNA presenta un numero cromosomico doppio. La nostra orchidacea, per la sua delicata bellezza, ha evocato il simbolo dell'armonia e perfino della perfezione spirituale, perché la bellezza carnale terrena, come ha insegnato Platone, e non è se non una materializzazione di quella invisibile ai nostri occhi mortali. E anche per oggi è davvero tutto, grazie per averci seguito a Fiori e Piante della Montagna Bellunese. Ciao, Ettore. Giotta.